Buongiorno, siamo nel pieno di questo lungo weekend iniziato con il Ferragosto, ci alleniamo ancora oggi, l'ultima seduta della settimana insieme a Fabrizio Ciccone, maestro di yoga. E con lui c'è la bravissima allieva Samantha. Ciao Samantha. Ciao. Ciao. Ultimo giorno della settimana, allenamento più duro rispetto ma agli altri giorni. Ma non lo chiamerei più duro, oggi è una giornata bellissima, caldissima, mi ricorda l'India, è umida, è bella, quindi il corpo vuole strecciarsi, abbiamo fatto tanta pratica tutta quest'estate, facciamo qualcosa di più. Oggi facciamo la Pariyutta Trikonasana, che è praticamente il triangolo rivoltato, lo prepariamo dal basso e poi saliamo. Pronti? Siamo curiosi. Perfetto. Allora, scendiamo giù, portiamo il piede sinistro al lato della mano sinistra, ginocchio comodo, cominciamo a rumidire l'anca avanti e indietro, strecciando la zandita del piede e mandandola avanti, così ci ricordiamo dove vogliamo arrivare. Adesso Samantha, fai partire la gamba sinistra avanti, dove arriva, aggiusta le mani sulla terra, la forza ti porta ad addrizzare la gamba destra, lo yin ti fa rilassare e rilasciare, ancora forza e yin, bravissimo. Richiama il piede sinistro, pianta le mani sotto le spalle, addrizza la gamba destra un'altra volta, inspira alzando il braccio sinistro sopra il destro, bravissimo, scendi giù, appoggia il ginocchio destro, fai aprire il piede sinistro di lato, l'anca già conosce il posto, il gomito sinistro dentro, poi il destro, riaddrizza la gamba destra, yang, e scendi giù, bravissima. Adesso pianta il piede sinistro, gira la mano sul gomito verso il piede destro, piede sinistro, addrizza la gamba destra, brava, rialza il piede, il braccio sinistro, e scendi giù, siamo quasi arrivati, giù il ginocchio, rimettiamo le mani sotto le spalle, riaddrizziamo la gamba destra, alziamo, inspiriamo il braccio sinistro su e adesso alziamo lentamente il bacino, addrizziamo le gambe, giriamo il piede destro di lato, dritte le gambe ed ecco la Trikonasana, alza, guarda su, inspira, espira giù, bravissimo. Porta il ginocchio giù, risciogli avanti e indietro un paio di volte, nota la differenza adesso, porta il piede dietro e salutiamo tutti quanti. E noi salutiamo voi, grazie al maestro Fabrizio Ciccone, grazie a Samantha e il maestro Ciccone, tra pochi giorni partirà per gli Stati Uniti, quindi... ti saluteremo per un bel po', senz'altro. Saremo senza di te per un bel little, po'. Little farewell, little bit. Un pochino. Però ti aspettiamo per nuovi allenamenti insieme. In bocca al lupo per la tua esperienza americana. Grazie, Samantha, grazie per tutto quello che hai fatto per Buongiorno Fitness. Vediamo dove ci porta adesso la nostra nutrizionista. È festa totale. Buongiorno dottoressa Veciorek. Buongiorno Mila. Siamo all'ultimo giorno di Buongiorno Fitness di questa settimana. Entriamo nel weekend con tutte queste meraviglie che ci offre il forno Stella e noi però ci concentriamo sulla frutta secca. Come dobbiamo mangiarla e quanta, soprattutto se abbiamo problemi di glicemia? La frutta secca aiuta infatti tanto nella gestione della glicemia, quindi quando mangio la frutta fresca, se la associo con frutta secca, riesco a gestire meglio picchi glicemici. Frutta secca anche lontano dai pasti è un bellissimo spuntino. Frutta secca può far parte della colazione inserita in mezzo al latte, in mezzo allo yogurt, perché prolunga anche il senso di sazietà proprio dietro a questa gestione dei picchi glicemici. Essendo leggermente grassa, va solamente gestita la quantità di altri grassi nell'alimentazione quotidiana, considerando che abbiamo messo frutta secca. Quindi se io metto 15-20 grammi di frutta secca, devo ridurre di un cucchiaio e mezzo di olio nei condimenti principali. Questi sono piccoli accorgimenti per rimanere sempre stabile di peso. Possiamo consumarla quotidianamente? Sì, perché è molto benefica per la salute. Tra l'altro
esistono studi bellissimi, scientifici, che indicano che non è la frutta secca che ci fa ingrassare, ma forse anche perché chi saggiamente mangia la frutta secca sa che alimentazione quotidiana, alimentazione completa, alimentazione variata fa la differenza. E mangiando la frutta secca ci togliamo la voglia per i dolci, per altre cose che sono molto meno benefiche per la salute. Qui abbiamo dei pistacchi in granuli. Mi vengono in mente le creme di pistacchio, in generale le creme spalmabili. Possiamo mangiare tranquillamente? Allora, le creme spalmabili è una forma facile da utilizzare di frutta secca. Piccole attenzioni fondamentali: deve essere 100% frutta secca, quindi crema di mandorle 100%, crema di pistacchio 100%, perché con ridurre di percentuale di frutta secca nel prodotto alziamo percentuale di zuccheri e di altri grassi che sono di spesso, quasi sempre, peggior qualità che grasso che rappresenta la frutta secca. Grazie dottoressa Veciorek, noi come ogni venerdì vi illustriamo le tendenze in moda qui al complesso residenziale Le Dune di Silvi Marina con Le Dune Boutique e Vera Montebello. A tra poco. E buongiorno a Vera Montebello, ciao, ciao Vera, ben rivista. Ciao. E siamo presso Le Dune Boutique e oggi parliamo di bikini. Esatto. Quali sono i colori che vanno quest'anno, Vera? Tutti i colori, ma come vedi i colori accesi sono predominanti, sono con queste fantasie che ricordano quindi le terre esotiche. E tutti hanno un coordinato con caftano, gonna? O veri e propri abiti da indossare durante tutte le ore del giorno. Quindi come vedi ci sono questi colori che ricordano le atmosfere tropicali e le atmosfere esotiche, quindi chemisier, t-shirt, gonne pareo. E quali sono le forme dei bikini che vanno di moda? Non c'è una vera e propria tendenza, perché come vedi il bikini deve accompagnare ogni tipo di fisicità e di gusto, quindi abbiamo il classico triangolo, il ferretto e delle piccole e preziose brassiere. Voi vestite le donne con bikini di tutte le misure, anche le più abbondanti. Certamente, diciamo che è un nostro vanto quello di poter accontentare ogni tipo di clientela, quindi anche la donna curvy. Perché poi non si deve fare più differenziazione tra chi può permettersi il bikini e chi non può permetterselo. Assolutamente. Tutti possono indossare il bikini. Devono tutte. Indossarlo tutte le donne, perché le donne sono belle in qualsiasi taglia e a qualsiasi età. È giusto. E noi facciamo i complimenti a Vera per la sua eleganza oggi. Con Vera Montebello ci vedremo venerdì prossimo a Buongiorno Fitness. Grazie per averci ospitati, grazie a tutti voi per averci seguiti, grazie al nostro tecnico Alberto Capo. Appuntamento alla prossima settimana, vi auguriamo un buon weekend. Grazie Mila, arrivederci. Ma che vista da qui avere.